Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di martedì 1 febbraio 2022. Coronavirus: sono 3.778 i nuovi casi rilevati la scorsa settimana in provincia di Belluno, 592 in meno rispetto alla settimana precedente. Ma il dato sull'incidenza settimanale, a 1.893 positivi ogni 100.000 abitanti, pur in riduzione, resta ancora superiore a quello nazionale di 1.647 su 100.000 residenti. Gli attualmente positivi nel bellunese sono 7.799. La curva epidemica, sottolinea l'USL numero 1 Dolomiti nel suo bollettino, sembra comportarsi in modo simile a quanto accaduto in altri paesi, soprattutto in Sudafrica, con una rapidissima crescita dettata dalla variante Omicron, molto diffusiva, e un'altrettanto rapida decrescita. Anche se, rileva ancora l'azienda sanitaria, i dati sono ancora preliminari e necessitano di conferme nelle prossime settimane. Sul fronte dei ricoveri, sono 57 i pazienti Covid negli ospedali del territorio, 42 in area non critica, di cui 7 in cura per ragioni non direttamente collegate al virus, 10 in ospedale di comunità, 5 in terapia intensiva. Cambiamo argomento. Protesta da parte dei gestori delle piscine attive in provincia di Belluno. Domenica 6 febbraio le strutture resteranno chiuse per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla situazione di difficoltà che stanno vivendo a causa degli effetti congiunti di pandemia e rincaro delle bollette. Ad aderire alla manifestazione le piscine comunali di Longarone, Pedavena, Pieve di Cadore e Santa Giustina, quella comprensoriale di Agordo e quella privata di Pelos di Cadore, in coordinamento con gli enti locali, i proprietari e la maggioranza degli impianti del Veneto e nazionali. Un'iniziativa, spiegano i promotori della mobilitazione, che ha lo scopo di alzare un forte grido di allarme a tutte le istituzioni, in particolare al governo nazionale e alle regioni, sulla situazione drammatica in cui si trova l'intero comparto. Le risposte concrete che abbiamo presentato, la sottolineatura, sono rimaste inascoltate a livello nazionale e regionale, da cui la richiesta di ristori economici, estensione dell'ecobonus 110% anche agli impianti natatori e una soluzione per abbassare le bollette. Lavoro, giornata chiave quella di oggi per il futuro della ACC di Mel. Alla mezzanotte di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisizione dello stabilimento zomellese. Tra le manifestazioni di interesse prospettate nei mesi scorsi, quella della Lega Coop Veneto, quella di un gruppo asiatico e quella di un gruppo italiano. Da capire se le ipotesi di avvicinamento si siano trasformate in offerte e piani industriali concreti. Feltrino a processo per ricettazione indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Avrebbe tentato di incassare un assegno rubato da 300 euro. Operazione bloccata da una funzionaria dell'istituto bancario, il cui tentativo è stato compiuto. L'assegno apparteneva a un'altra persona, derubata qualche tempo prima. Dopo la segnalazione sono scattate le indagini e il procedimento giudiziario. Nei confronti dell'imputato è stata disposta una perizia psichiatrica per chiarire se è capace di intendere e volere. Furto a San Gregorio nelle Alpi. L'episodio si è verificato lo scorso fine settimana. I malviventi si sono introdotti in un'abitazione forzandone una finestra. Una volta all'interno si sono appropriati di 150 euro. Sul posto i carabinieri di Feltre per i rilievi e la raccolta di possibili indizi. Trauma cranico per un 91enne olandese caduto mentre sciava assieme ad alcuni connazionali e coetanei sulla pista di Araba. L'incidente si è verificato ieri mattina lungo la pista Bec de Roches. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è finito a terra battendo la testa, riportando una ferita al naso. I primi soccorsi gli sono stati prestati dai carabinieri in servizio sicurezza. Poi i sanitari del SUEM 118 hanno immobilizzato con una barella l'anziano per elitrasportarlo a San Martino di Belluno. Passiamo allo sport. Elisa Caffonto sul podio nella Coppa Europa di snowboard. L'atleta bellunese, cresciuta nello Ski College di Falcade e ora in forza al Centro Sportivo Esercito, ha conquistato la terza posizione nello slalom parallelo di Davos in Svizzera. In classifica generale, Caffonto avanza di due posizioni, passando dal settimo al quinto posto. Nel tiro con l'arco, Oscar De Pellegrin lascia la vicepresidenza e il ruolo di consigliere all'interno di FITARCO, la Federazione Nazionale degli Arcieri. Ieri la comunicazione delle dimissioni irrevocabili. Una decisione, ha spiegato De Pellegrin nella lettera, in cui ha reso nota la propria volontà, che deriva dal fatto di non ritrovarmi più nella linea di lavoro della presidenza, diversa da quella auspicata e prospettata fin dalla campagna elettorale.
Con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi della Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquoto.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.